tutti i radioascoltatori, benvenuti a questa nuova puntata di Verona in Musica qui a Radio Adige TV. L'ospite che abbiamo oggi viene da Brescia e si chiama Sam De La Croix. Ciao! Ciao Sam, come ciao, stai? Ciao a tutti. Molto bene, molto bene. Siamo in estate, per cui adoro l'estate e meglio di così non si potrebbe. Molto bene, siamo contenti di sentire questo spirito. E a proposito di estate, io andrei proprio dritta al punto. Hai appena lanciato un singolo che direi ha questa porta, questa brezza estiva, si intitola Oceani, però lo fai in maniera un po' particolare secondo me, perché non è la classica hit, proprio quella da spiaggia che quasi lascia dimenticare tutto quello che c'è stato adesso, e invece è un'accoglienza molto tenue e delicata a questo periodo. Ma comunque parlaci te di come è nato il singolo, hai fatto anche un video che tra poco vedremo, quindi da che cosa nasce, da come nasce? Allora, in realtà la canzone nasce ancora l'anno scorso, in un momento in cui io volevo dare un messaggio alle persone. Questa canzone poi durante il lockdown ha cambiato senso nella sua visione totale, perché vabbè, partiamo dal concetto che a chi non piace l'oceano, il mare, per cui a tutti piace, ecco. Nasce dalla voglia di vedere, di vivere la vita nella sua semplicità e con l'importanza dell'amare le piccole cose di ogni giorno, per cui soprattutto avendo vissuto questa fase molto difficile, insomma, per tutti, io penso che sia un inno per riuscire a dire alle persone l'oceano può essere la visione del piccolo, del grande, ma nel piccolo nello stesso tempo, no? Macro e microcosmo, certo, sì, delle piccole cose, quindi l'amore verso le piccole cose di ogni giorno, cioè non serve diventare, non so, avere grandi obiettivi secondo me nella vita, bisogna amare veramente quello che abbiamo. Hai ragione, ma tra l'altro... Scusa il giro di parole, però... No, diciamo, hai spiegato benissimo, ma tra l'altro io posso dire, invito anche i radioascoltatori a farlo, che è un messaggio che si coglie in tutte le tue canzoni. Anche se parlano di tematiche magari più forti, adesso come per esempio Love Myself, che comunque è tutt'altra ambientazione, diciamo, però ha sempre questa particolarità, secondo me, di dire tanto in modo semplice e in modo che la gente capisca proprio quello che vuoi comunicare. È caratteristico, ecco. Sì, cerco di dare sempre un messaggio positivo a tutto ciò che succede o mi succede, per cui fondamentalmente quello è quello che io voglio fare facendo la musica che faccio e scrivendo quello che scrivo, insomma, lasciare un messaggio positivo, ecco, perché la musica secondo me deve essere proprio questo, quindi deve essere d'aiuto un po' alle persone. Certo, e tra l'altro parlando proprio di questo, tu sei anche, diciamo, interessata alla terapia che può dare il canto, la musica, perché sei cantoterapeuta, naturopata, psicosomatica, quindi cosa vuol dire questo? Cosa hai studiato? Ho visto anche che recentemente hai ottenuto, diciamo, un diploma, non so, su questo fronte, quindi di che cosa ti occupi nello specifico in questo campo? Allora, vabbè, io da circa 15 anni faccio la naturopata, mi sono specializzata in cantoterapia perché volevo unificare le due cose, quindi volevo dare importanza al lato benessere legandolo un po' alla musica. In che modo farlo? Utilizzando la musica per portare benessere, naturalmente. Che cos'è la cantoterapia? È un metodo che si utilizza per riuscire ad impadronirsi della propria consapevolezza e della propria autostima. E io penso che possa servire a chiunque, dai bambini agli anziani. Questo per riuscire ad imparare ad ascoltarsi, che non è sentire, ma è proprio imparare ad ascoltare la propria voce, che cosa che quasi nessuno fa,
siamo abituati tanto a sentire durante la giornata qualsiasi cosa che ci capita intorno, ma non riusciamo non siamo consapevoli di noi stessi tante volte, e non sappiamo che cosa stiamo dicendo e non ci ascoltiamo, non ascoltiamo la nostra voce, tant'è che tante persone a cui ho proposto di fare questo esperimento e che non avevano nulla a che fare col canto e con la musica, sono rimasti impietriti quando hanno ascoltato le proprie registrazioni della propria voce, che è diversissima da quello che è abitualmente quando uno parla, e a volte non ci si piace nemmeno, ma penso sia capitato anche a noi le prime volte, sì. No? Quando ti registri e dici mamma mia, oh my god, che cos'è? Eppure è perché non siamo consapevoli, non ci ascoltiamo, per cui non conosciamo bene le nostre sonorità. E questo implica un lavoro che può essere adatto a tutti, per imparare in parte a respirare in modo corretto, ma anche ad ascoltarsi, oltre che a persone che hanno avuto o hanno delle problematiche legate magari ai bambini con la dislessia, oppure anche a problematiche sugli anziani, ad esempio con chi ha avuto degli ictus o sull'Alzheimer. Ci sono certo. Un sacco di studi legati a questo, gli studi del neurocanto, gli studi dell'apnea, psiconeuroendocrinoimmunologia, quindi legati al sistema immunitario e al beneficio tramite la musica, il canto. È stupendo, cioè veramente meravigliosa questa cosa. Poi lancia appunto questo messaggio dell'ascoltarsi, che condivido, è veramente essenziale, anche per un cantante, perché si sottovaluta il fatto che si utilizza una voce e quindi uno strumento che è fisico, quindi è maggiormente importante essere attenti ad ascoltare che cosa il nostro corpo ci sta dicendo e che cosa il nostro corpo richiede. È veramente interessante, e quindi io, diciamo, invito i radioascoltatori a seguirti sui social. Ricordaci dove possiamo trovarti e dove possiamo seguirti. Allora, potete trovarmi naturalmente sui social, quindi su Facebook, la pagina ufficiale, Instagram, e poi naturalmente sulla mia pagina YouTube con tutte le mie canzoni. Perfetto, allora Sam Della Qua, come vedete scritto qua sotto. E perfetto Sam, io ti ringrazio di cuore per essere stata nostra ospite. Noi adesso ci ascoltiamo. Noi adesso ci ascoltiamo la tua Oceani e ci facciamo guidare da questa appunto brezza per accogliere l'estate, o in realtà andare avanti, perché esatto. Inoltrato e avanti. E ti ringraziamo qua da Verona in Musica, Annalisa e Sam. Un saluto a tutti i radioascoltatori. Grazie a te, grazie a tutti. Ciao. Ciao. Posso più sperare.